Fratelli e sorelle carissimi, con il cuore pieno di gioia entriamo in questa celebrazione nella grande solennità dell'Assunta, patrona tra l'altro della nostra parrocchia, quindi per noi è motivo di festa ulteriore rispetto a quella già grande che accompagna tutta la vita della Chiesa. Oggi contempliamo quello che i Santi hanno chiamato il capolavoro di Dio e che le letture che abbiamo ascoltato nella loro brevità ma anche intensità ci tratteggiano nelle sue caratteristiche essenziali. Vedremo chi è la Madonna e come mai che la Madonna è stata assunta in cielo. La prima lettura ci ha presentato l'antica Arca dell'Alleanza. Voi sapete che una delle litanie del Santo Rosario con cui invochiamo la Madonna è appunto quella di Federis Arca, cioè Arca dell'Alleanza. Perché si chiama così la Madonna? Perché nell'Antico Testamento l'Arca dell'Alleanza portava, fu fatta fare da Dio a Mosè, tutta dorata, quindi con un materiale pregiatissimo, con due cherubini che ne coprivano il coperchio, e portava le tre cose più preziose di Israele che erano state le manifestazioni di Dio e della sua presenza in mezzo al suo popolo, cioè un pezzettino di manna. Voi sapete, la manna prefigura l'Eucaristia, il pane del cielo. Poi le tavole della legge, le dieci tavole, le dieci parole ricevute da Mosè sul monte Sinai, la legge. E voi sapete che Gesù ci ha portato il Vangelo. E poi quell'evento miracoloso, il bastone fiorito di Aronne, con cui nell'Antico Testamento Dio designò quale delle 12 tribù di Israele doveva esercitare l'ufficio sacerdotale, la verga fiorita di Aronne. Perché la Madonna si chiama l'Arca dell'Alleanza? Perché è stata pura più dell'oro, santa tra tutti i santi, e ha portato colui che queste tre cose dell'Antico Testamento prefiguravano con perfezione. Colui che si sarebbe fatto nostro cibo, l'Eucaristia, colui che avrebbe promulgato il Vangelo, che è la legge della nuova alleanza, e colui che sarebbe stato l'unico grande sommo sacerdote che, offrendo il suo sacrificio, avrebbe acquistato la nostra salvezza. Della seconda lettura parleremo come ultima, perché è un capolavoro che ci fa proprio vedere l'ultima sfaccettatura dell'Assunzione. Il Vangelo è noto in Mariologia come uno dei brani apparentemente antimariani, perché qui sembra che Gesù, come dire, gli dico, gli fa un bel complimento alla madre, dice: beato il grembo che ti ha portato, il seno che ti ha allattato. Ma lui risponde: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Come la intendiamo questa frase? Cioè Gesù dice: lascia perdere mia madre, quelli invece che sono importanti sono quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Oppure, come hanno interpretato giustamente dai padri della Chiesa in poi i grandi autori spirituali, sta dicendo un'altra cosa Gesù: stai attento, mia madre mi ha allattato al seno, immaginate insomma quale grazia allattare il figlio di Dio, perché? Perché lei è stata la prima e la più brava di tutti ad ascoltare la parola di Dio e a metterla in pratica, perché se non fosse stata questa né mi avrebbe concepito, né mi avrebbe partorito, e ne mi avrebbe allattato e allevato. Sant'Agostino diceva assai opportunamente: molto prima di concepire il Verbo nel corpo, la Vergine lo concepì nel cuore mediante la fede e l'osservanza perfetta della parola e della volontà di Dio. Questo ci fa anche comprendere la grandezza straordinaria di questa creatura. E veniamo adesso alla seconda lettura. Ci dice una cosa molto importante. San Paolo ci ricorda quello che accadrà a tutti noi, ce lo ricorda anche la festa dell'Assunzione, e qui noi dobbiamo confrontarci se ci crediamo o non ci crediamo, perché alla fine del credo che tra poco reciteremo noi diciamo una cosa, la diciamo, come la diciamo? La diciamo a pappagallo o la diciamo? Sapete che il credo si pronuncia, si recita stando in piedi. In piedi è la posizione di chi, come dire, è convinto, è fiero, si potrebbe quasi dire orgoglioso di quello che dice, cioè si vanta di quello che dice in senso buono, come scrive San Paolo, no? Noi chiediamo il credo dicendo: aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Capiamo quello che stiamo dicendo? Certamente sì, siamo tutti intelligenti, capiamo poi bene l'italiano, no?
Ma ci crediamo veramente che questo mio corpo, questo è non un altro, il corpo mio e il corpo tuo, alla fine della storia col ritorno di Gesù risorge? San Paolo ci ha detto: quando questo corpo mortale si sarà vestito di immortalità, si compirà la parola della scrittura: la morte è stata ingoiata dalla vittoria. Voi sapete, inutile che fate gesti apotropaici, tanto non servono a niente, che tra un centinaio di anni qui siamo tutti morti, tutti, pure i bambini. Quindi per la morte, quindi chi ha vinto? Ha vinto la morte o ha vinto la vita? Saremo tutti quanti messi KO dalla morte. Ma non è un KO definitivo, voi sapete che la battaglia nel pugilato, cioè il KO, quando uno rimane steso per terra, e invece ti danno un gancio dato bene, caschi per terra, ma poi ti rialzi e vinci la guerra. Ecco, allora la morte per noi cristiani non è il KO definitivo, è un KO. E guardate, quel KO ce lo prendiamo perché ce lo siamo andati a cercare. La Madonna ha preso questo KO, vedete la festa di oggi. La Madonna ha fatto una faccia tanta così al diavolo, ma l'ha fatta proprio, l'ha gonfiato come una zampogna, dicono a Roma, Era lasciato zitto, steso in ginocchio al tappeto. Gli ha fatto né caldo né freddo. A noi invece, tante volte una faccia tanta ce l'abbiamo noi. E sicuramente per questo KO della morte, state tranquilli, l'altro giorno ne ho sentita una che c'è qualcuno che si sta inventando, stanno facendo gli studi con tutte quante le biologie molecolari, che inventasse qualche specie di gene che allunga la vita, tutto stupidaggine. Non esistono queste cose qui. Sto KO ce lo prendiamo. Però non è un KO definitivo, non risorgeremo. Dov'è o morte la tua vittoria, dice San Paolo? È una vittoria apparente, ma alla fine, se siamo vissuti da santi, ale ale, lo diciamo noi, non lo dice la morte. La morte da sta zitta. Hai visto i calciatori quando segnano, alcuni calciatori la fanno zitta. Gesù ha già vinta la morte, è risorto. La Madonna l'ha sgominata senza nemmeno passarci. E come mai che ci sta la morte? Ecco la veste dell'assunta, sempre la seconda lettura, già abbiamo quasi finito, Si compirà la parola della scrittura, rileggo: la morte è stata inghiottita dalla vittoria. Questo sarà il canto della fine. Dov'è o morte la tua vittoria? Attenzione, dov'è o morte il tuo pungiglione? Questo ci interessa un po' di più. C'è un pungiglione, che avete visto? Questo è un pungiglione, no? Avete visto uno scorpione? C'è il pungiglione, se ti punge, so guai. Una vespa c'ha un pungiglione, no? Se ti punge, so guai. Allora, la morte c'ha un pungiglione, che significa? Che c'è qualcosa che ha inoculato dentro il nostro organismo un veleno mortale. Questo è mozzica la vipera. Ed è per questo che moriamo. State attenti, San Paolo dice in maniera autorevole, ma se aprite il catechismo della Chiesa Cattolica lo trovate spiegato in maniera discorsiva. Qual è il pungiglione della morte? Perché noi moriamo? Siete mai chiesti? Ma perché dobbiamo morire? Perché moriamo? Il pungiglione della morte è il peccato. Perché la Madonna è stata assunta in cielo? Perché? La via dell'oca bianca? Che ha fatto? Il Vangelo ci ha già dato una spia. Perché la Madonna, il peccato, è santamente ignorante. La Madonna dice: peccato? Chi lo conosce? Nemmeno quello originale, perché è immacolata. Ha fatto percorso netto. Quindi la Madonna è l'unica creatura che ha fatto vedere a Dio una cosa molto bella. Ha fatto vedere a Dio il capolavoro bellissimo che è una vita umana non rovinata. E noi oggi, mentre esultiamo con Maria, almeno io lo farò, dobbiamo fare tutti quanti almeno 5 minuti di vergogna. Perché oltre al fatto che per colpa nostra, non per colpa dell'Altissimo, passeremo per la morte, perché tutti quanti ci abbiamo messo il carico da 90, ci abbiamo il peccato originale, sì, ma alzi la mano che non ha mai fatto un peccato mortale in vita sua. Alzi la mano, e poi non c'è sta manco Don Pierpaolo, che possiamo andare subito in confessionale, ci abbiamo dato l'appuntamento differito. Ci abbiamo messo di quanti il carico, ma non soltanto ci siamo messi nei guai, ma noi abbiamo dato un dolore a Dio. Il dolore di non vederci fin da subito, ci vedrà un giorno così, dopo la risurrezione, ma non subito, belli come Lui ci ha creato. Io quando spiego queste cose, chiudo,
L'avete mai vista la pietà di Michelangelo a San Pietro? Bella, no? Se andasse un pazzo che prende un martello e comincia a prendere a martellate, oppure poi prende un barattolo di vernice indelebile e ce la butta addosso, prende le bombolette con cui fanno i murali e se la sfreggia, che gli fate a questo qua? Vi ricordate Giorgio Bragardi quando faceva le macchiette? A Cesare, gli spacco la testa e faccio questo. Ammazziamo uno che ha fatto così, è un criminale, ha deturpato un'opera d'arte. Vi do una brutta notizia. Quel criminale siamo io e sei tu, perché l'opera d'arte dell'anima mia e dell'anima tua, un po' di vernice addosso ce l'abbiamo buttata, un po' di botte gliel'abbiamo date. Il nostro Signore se le ha prese tutte su di sé per restituirci la bellezza originaria. Qui in questo mondo, se cominciamo a aprirci alla grazia e camminiamo verso la santità, ridiventiamo un pochino, diciamo così, quasi guardabili, più passabili. Poi se uno diventa abbastanza santo comincia a diventare interessante, simpatico, poi carino, poi affascinante. Se uno diventa un grande santo comincia a diventare una bella persona, una bellissima tota pulcra, ce n'è una sola, come lei nessuno. Quindi oltre che essere una grande, dobbiamo ringraziare la Madonna perché ha anche dato a Dio, ma anche a noi, come sarebbe stata la nostra vita? Ecco, leggetevi un po' di vite della Madonna, stanotte durante la veglia, se Dio vuole, ci leggiamo un po' di racconti dell'assunzione da Maria da Greta, che un sacco c'è. È uno spettacolo, cioè la Madonna ha dato a Dio e anche a noi la gioia di vedere quanto bella sarebbe stata, perché guardate che noi siamo stati fatti dall'Altissimo, Dio non fa sgorbi. Cioè se si vede un uomo brutto in giro, una persona cattiva, la sua anima non è uscita così dalle mani dell'Altissimo. Questa è come l'ha ridotta lui attraverso le sue libere scelte, attraverso la sua libera volontà. Capite anche perché si dice che il peccato offende Dio, in che senso? Cioè che io mi sto fatto che ci ha pensato per farmi nostro Signore e io gli faccio vedere uno spettacolo deformato e deturpato da ciò che fa male a me, fa male al prossimo e mi rende mostruoso ai suoi occhi. E capite anche perché i pastorelli di Fatima, quando per due secondi videro le anime dannate, le vedevano che entravano dentro quelle fiamme e ne uscivano come mostri. I diavoli e i dannati sono mostri, cioè esseri completamente deformi, che hanno completamente deformato irreversibilmente la bellezza con cui sono stati fatti dall'Altissimo. E invece la Madonna non solo l'ha costruita, l'ha mantenuta integra, ma con tutto il bene e tutta la santità che ha avuto l'ha portata alla massima espansione possibile, perché è uscita bellissima da Dio e è tornata a Dio arricchita di tutto il capolavoro della sua vita terrena. Beh, buona festa a tutti, noi bravi e grandi come lei si può diventare, però ecco, con l'aiuto di Dio speriamo almeno di cominciare a diventare un po' guardabili, il che insomma di questi tempi è già qualcosa. E poi speriamo sempre, camminando verso la santità, sempre meno brutti e sempre un pochino più belli. La Madonna disse in una celebre apparizione: io sono bella perché amo, amate e diventerete tutti belli come me. L'amore è Dio e del prossimo, sappiamo che è la quintessenza della santità e la perfezione della legge e della carità. Siamo lodati Gesù e Maria.